Devo rassicurare i messinesi che le stagioni sono pronte da mesi, con nomi importanti, bei programmi, almeno secondo noi naturalmente. Sarebbe strano se dicessimo che ci sono nomi brutti e che i programmi non sono buoni. Produzione di rilievo in linea e in continuità con quanto abbiamo fatto lo scorso anno, secondo la nostra idea di teatro. Per quanto riguarda quella di musica e danza, mi piacerebbe aprirla con Vladimir Askenazy, che tornerebbe nella nostra città per dirigere l'orchestra. La data l'abbiamo concordata un anno e mezzo fa circa, quando è venuto e si è esibito da noi. Nella serie di appuntamenti che ho immaginato, troverebbero posto anche La Vedova Allegra, fatta da noi, Il Barbiere di Siviglia, con la regia di Francesco Calogero, Aggiungi un posto al tavolo, l'Orchestra di Piazza Vittorio, gli Oblivion e altri grandi nomi del panorama nazionale e internazionale, tra cui anche quello del violinista Stefan Milenkovic, dopo il successo dello scorso anno. In più, come evento, ci sarebbe una prima mondiale di cui sveleremo maggiori particolari a tempo debito. Ho usato il condizionale, naturalmente. Invitiamo la politica, però, e questo è il secondo punto, a fare la propria parte, ad operare le proprie scelte in tempi brevi, rispettando quelli che sono i tempi dei teatri, che sono diversi da quelli della politica e che ci impongono scadenze nell'immediato. Il nostro è un appello accorato, a cui fanno seguito anche alcune domande. Quando potremo recuperare la Traviata, che era prevista a maggio e che è stata rinviata? Quando potranno iniziare le stagioni? Noi ce la mettiamo tutta, con la passione, l'impegno e, se volete, anche, spero più tardi, la vis pugnandi che è necessaria e che abbiamo. Ma non possiamo e non vogliamo sostituirci agli organi preposti, al consiglio di amministrazione, al sovrintendente, alle loro funzioni e alle loro prerogative, che sono diverse dalle nostre, a ciascuno il suo, perché qualcuno certe volte ci rimprovera di non fare le cose. Noi ideiamo, noi possiamo ideare, noi possiamo programmare, vorremmo fare delle cose, però poi ci vuole un consiglio di amministrazione che approvi tutto. Vi esorto a considerare un aspetto. In 2 anni di mandato, che scade il 6 marzo del 2019, abbiamo avuto modo di interloquire con un commissario straordinario, il ragioniere Iervolino, un CDA con il presidente Fiorino, un commissario ad acta, quello attuale, la dottoressa Lupasci, e forse nel prossimo futuro con un altro CDA, se non con un altro commissario straordinario, prima del prossimo consiglio, in 2 anni. Vi sembra normale tutto questo? Come avremmo dovuto e come dovremmo lavorare, vi chiediamo, in queste condizioni? Terzo punto. In questi 4 mesi, o poco meno dall'ultimo concerto, sono state dette e scritte tante volgari inesattezze sul teatro, sull'ultima gestione e su di noi. Ora basta. Non intendo, io parlo per me ma so che Simone la pensa esattamente come me, non intendo rimanere zitto e inerte di fronte ad attacchi meschini di chi mistifica la realtà, guardando esclusivamente ai propri interessi e al proprio povero e spiracchiato orticello. Ora parliamo noi, anzi, parlano le carte, quelle che voi vi ho fatto preparare, con i prospetti di questa stagione e di molte cose delle precedenti. Così non è Matteo Pappalardo che dice certe cose, non sono io a pontificare, lascio ad altri la capacità di pontificare. Vi ho preparato alcune pagine, dicevo, in cui potete trovare gli incassi della passata stagione, quella che è finita, naturalmente fatta eccezione per Traviata, e alcuni delle gestioni precedenti, ovvero come abbiamo preso il teatro e quali risultati abbiamo raggiunto. Vi faccio notare soltanto, e vado a braccio, che nel prospetto riepilogativo della stagione di musica e danza di quest'anno, quella che è conclusa da poco, il totale degli incassi supera i 220.000 euro, naturalmente esclusa Traviata. Vi faccio notare anche altre cose che potete vedere, parlo con i miei colleghi giornalisti, ma non solo. Ho preso random alcune cose, ma chi volesse, chi avesse la bontà di andare a prendere tutto, lo può fare naturalmente. Ho preso altri dati, questo per dire come abbiamo preso la stagione di musica e danza. Parlo io, Simona parlerà di quella di prosa. Gli ultimi 2 concerti che ci sono stati nella stagione prima della mia,
I siciliani di Antonio Caldarelli e Concerto Grosso. Vi prego di vedere il totale dei biglietti venduti, sera per sera. I siciliani 82, 52, 40. Concerto Grosso 26, 37, 35. Concerto Grosso è stato l'ultimo concerto. Prima c'è stato i siciliani che viene messo nella stagione di musica perché c'era l'orchestra pure, ovvero la solita orchestra di 18-19 elementi, come si era soliti fare. L'orchestra ha suonato, ero presente, meno di 10 minuti. Questi sono i concerti che deve fare l'orchestra? Noi non abbiamo scelto questo, la nostra è stata una scelta precisa e fino a quando ci sono io voglio sbagliare con la mia testa io, non perché vengo tirato dalla giacca. Io voglio fare orchestri con l'orchestra, concerti con l'orchestra sinfonica, non di 18-19 elementi, lo ribadisco fino alla stanchezza. Con l'orchestra di 48, 50, 52 mi piacerebbe anche 70-80 elementi. Questo deve fare il teatro. Non deve fare molti concerti. Io avrei potuto, e con me il sovrintendente, noi potevamo non fare le due opere. E avremmo fatto con gli stessi soldi 15-16 concerti, io li chiamo concertini. Ma non vuole essere diminutivo, è solo per differenziarli dalla grande orchestra sinfonica. Potevano fare 16 concerti di quel tipo con 60, 50, 42 spettatori. No. Il teatro deve fare l'opera. Per quante ne possa fare? Ne posso fare una, ne posso fare due. Il teatro deve fare sinfonico, vero? Il teatro deve fare balletti, deve fare tutto il resto. È una scelta questa. Non c'entra qui. È una visione del teatro. Io ce l'ho diversa da di me preceduto. E ho detto che sarei stato in netta controtendenza, e così è stato. Io non ho parlato, io non ho detto mai che non c'era stata grande musica nei 3 anni precedenti. Questa è una castroneria che soltanto l'ignorante può dire. E gli altri che ne vanno dietro, che gli vanno dietro. E ripeto, ci sono i numeri che parlano. Vorrei farvi notare alcune cose del a Sala Sinopoli alle ore 21, ve l'ho messo, incasso lordo 49 euro. Di sera, Festival del Cinema Muto, incasso lordo 80 euro, incasso lordo 43 euro. E quando c'era più gente qui nella sala grande, sempre per il Cinema Muto, parliamo del 24 novembre, l'incasso è stato 223 persone, 2077 euro. Quanto era il biglietto? Boh. L'incasso quindi con il teatro, come dire, è andata bene. Era di 2077 euro. E mi chiedo anche, questo anche a proposito dei miei colleghi della stampa, che rispetto molto, però i miei colleghi della stampa devono sapere le cose come stanno e si devono informare, altrimenti non ci siamo più. La triste realtà artistica del teatro, come è stata definita recentemente, qual è? Quella di Milenkovic? Quella dei balletti di quest'anno? Tra l'altro dicendo così, e dicono così persone che non sono mai venute a teatro quest'anno, ne hanno mai telefonato per dire che problemi avete. E quella di cui stiamo parlando con 43, 23, 30 era felice realtà, vero? Allora, ci dobbiamo intendere però, perché altrimenti io non sono più giornalista e divento un'altra cosa. Ci vuole equidistanza. Terzo punto. In questi 4 mesi, dall'ultimo concerto, dicevo, sono state dette tante volgari inesattezze sul teatro e su di noi. Basta. Non intendo rimanere zitto e inerte di fronte a questi attacchi meschini di chi mistifica la realtà. Ho preparato queste pagine, da ora in poi, lo dico, querelerò, e in un caso già ho già domandato di farlo, così la smettiamo di giocare.